ciao a tutti, video di prodotti finiti quest'oggi. Vi mostro un po' di prodottini. Non sono prodotti che ho finito recentemente, ma avevo un po' di sacchetti qua in camera con tutti i prodotti finiti e ne ho accumulati un bel po' e voglio liberarmi di tutti questi sacchetti e buttare via un po' di cose. Quindi finalmente oggi riesco a girarvi questo video e a mostrarvi queste cosine. C'ho dei capelli nel cavolo, non riesco a capire come mai non stanno come dico io. Vabbè, non fateci caso. Allora, vediamo un po'. Partiamo subito. Sono prodotti misti. Ho delle maschere. 1, 2, 3, 4. Queste sono tutte in tessuto. Allora, abbiamo la Hydra Bomb, famosissima di Garnier Skin Active, questa qui al melograno, sempre molto belle queste mascherine, le acquisto quando le trovo in offerta, e sono maschere in tessuto ben imbevute, belle idratanti, un bel effetto, le utilizzo sempre 2 volte perché sono tanto imbevute, quindi hanno tanto liquido all'interno, quindi anche se so che non è molto igienico, cosa faccio? Quando le ho utilizzate, tengo su mezz'oretta, poi le ripiego, le rimetto qua dentro in modo che il liquido all'interno venga riassorbito dalla maschera e il giorno dopo, 2 giorni dopo, insomma quando mi gira, la vado a riutilizzare finendo tutto il liquido all'interno e mi piacciono molto, quindi quando le trovo in offerta le acquisto sempre. Scusate. Poi usata anche questa qui di questa linea Ovive. Questa è una di quelle acquistate in Thailandia, ed è al tè verde. Molto buone anche queste, mi erano piaciute molto e tra l'altro della stessa linea avevo proprio tutto un pacchetto con diverse maschere di diversi gusti, diciamo così, e ne ho ancora altre che devo ancora utilizzare, quindi le vedrete. Poi questa qui di Balea all'anguria. Profumatissima, questa era un'edizione limitata e sapete che vado matta delle edizioni limitate di Balea, quindi quando riesco, quando le trovo, le acquisto sempre. Questa mi sembra che ne avevo presa addirittura 2 confezioni, forse ne ho ancora un'altra nelle scorte da utilizzare. E questa appunto era all'anguria e aveva un profumo delizioso. Per quanto riguarda l'effetto, forse un po' blando. Però sicuramente un prodottino piacevole, una maschera che comunque tra le maschere in tessuto, tra quelle che costa meno, ovviamente, a parte quelle acquistate all'estero, quindi nei paesi asiatici delle vacanze, dove ovviamente costano molto meno, quelle, tra quelle che potete acquistare qui dalle nostre parti, quelle di Balea sono tra le più economiche, quindi comunque le acquisto sempre e mi piacciono. E poi fatta questa qui invece all'uva, questa qui, di questo brand che è Saem, questo qua. E questa invece è stata acquistata in Indonesia, ma non vi ho ancora, non mi ricordo, non so se ve l'ho già caricato o meno il video degli acquisti fatti in Indonesia. Comunque c'erano anche delle maschere, tra cui questa, pagata pochissimo, era anche in offerta, come potete notare, perché non mette a fuoco, mannaggia la Sicuramente la vedrete miseriaccia. poi nel video dove vi mostro tutti quanti i prodotti acquistati. E, comunque questa, siccome era leggermente aperta la confezione, ho preferito utilizzarla insomma il prima possibile, visto che poteva non essere più ben sigillata, e quindi l'ho utilizzata, mi sono trovata benissimo anche con questa. Poi, allora, questo mi sembrava in realtà di averlo già mostrato, non so cosa ci faccio ancora qua dentro insieme a questi prodotti, però vabbè, 2 menzioni anche su questo, visto che comunque qua, e magari non avete visto il video precedente, mousse di Balea, questa qui è quella per pelli sensibili e secche.
Come tutte le mousse di Balea, mi sono trovata benissimo anche con questa. È praticamente forse la prima che ho acquistato. È una schiuma molto soffice, però non di quelle che si sfalda subitissimo. Prezzo bassissimo, davvero delicata, forse fin troppo. La prossima volta credo che punterei a qualcosa di più specifico per il mio tipo di pelle, perché questa è un po' più per le pelli secche. Però il fatto che era anche per le pelli sensibili sicuramente l'ha resa molto molto delicata, e di quelle che poi non ti lasciano una pelle che tira dopo averle utilizzate, ma la pelle bella pulita, bella comunque morbida, lenita, e quindi sicuramente è un prodotto che per il prezzo che ha mi è piaciuto e vi consiglio assolutamente. Quindi anche questa, se volete provarla, ne vale la pena. Poi acqua micellare, questa è quella, non c'è più il tappo, ma in realtà perché mi si è rotto quello di un'acqua micellare uguale, quindi ho tolto quello da questa qua finita per metterlo sull'altra. Questa era quella al fiordaliso, quindi quella bifasica, metà azzurra e metà trasparente. La parte azzurra è un po' oleosa, un po' come quella gialla che è sempre bifasica. Mi è piaciuta, devo dire, molto, perché ha la stessa efficacia di quella appunto oleosa che strucca tutto. Anche appunto il trucco waterproof resistente, e il fatto che però sia la versione al fiordaliso la rende perfetta sia per occhi che per pelli sensibili, e io ho sia occhi che pelli sensibili, quindi mi piace perché ha l'efficacia di un prodotto appunto struccante, che strucca veramente bene senza stressare troppo pelle e occhi, però allo stesso tempo è delicata ed è perfetta per il mio tipo di pelle, appunto, che è un po' sensibile. Perché cazzo non mette a Quindi fuoco? comunque per il prezzo che ha, un'acqua micellare ottima e che se trova in offerta sicuramente riacquisterò. Poi, altra mascherina, un pezzettino di mascherina. Questa qui era di Balea, anche se non potete capirlo, era un'edizione limitata. E sono le versioni quelle in crema, quindi divise in due, e questa è una delle due parti, ed era alle vitamine della frutta, all'arancia e al limone, se non sbaglio, questa qua. Vabbè, vedrete poi l'altra metà in qualche altro video. Poi, mi è rimasto il rimasuglio di un prodotto di make-up. Questa è una sorta di fondotinta crema colorata, in realtà, di Elf. È un prodotto vecchissimo, in realtà, che ho nella collezione da veramente tantissimo tempo. Siccome in uno degli scorsi video di prodotti finiti avete visto veramente tanti vecchi prodotti di make-up che ho eliminato, sia perché terminati o sia perché scaduti. Questo era uno di quelli che probabilmente mi è sfuggito da quel video ed è rimasto nel sacchetto. È una, appunto, la chiama Tinted Moisturizer, quindi comunque una tinta per il viso, una crema colorata, diciamo così, con fattore di protezione solare 20, aloe, vitamina A, C, E, e senza infamia e senza lode. Costava pochissimo, era uno di quei prodottini che veramente avevo acquistato in quantità industriali quando facevo i miei ordini Elf, che potete trovare tra l'altro in una playlist qua sul canale, perché quando avevo appena aperto il canale, che ero piccolina, che iniziavo a truccarmi, utilizzavo praticamente tutto Elf e facevo sempre ordini Elf, acquistavo un sacco di prodotti, e questi costavano veramente pochino, per cui li avevo utilizzati parecchio. All'epoca sicuramente era un prodotto che poteva andare bene, ma non avevo particolari esigenze. Ovviamente adesso le esigenze mie, ma anche quelle lavorative, quindi delle mie clienti, mi impongono, diciamo così, di utilizzare tutt'altro tipo di prodotti, ma mi pare anche ovvio, diciamo. Però comunque, insomma, non disdegno il piatto dove ho mangiato fino adesso, e quindi comunque per chi ha poche esigenze, una ragazza giovane, chi vuole spendere poco, è un prodottino che avevo utilizzato con piacere anni fa, e niente, è qua, finito, e questa volta si può buttare. Poi ho terminato anche un siero viso. Allora, questo è di Omia Laboratoire, che è un brand biologico. Infatti, questo prodotto è certificato ICEA, come potete vedere qui la certificazione. È appunto un siero viso che però si può utilizzare anche sul contorno occhi. Idratante e equilibrante con aloe vera. Devo dire che non mi sono trovata male con questo prodotto, a parte
parte la combo con la sua crema compagna che ho odiato perché mi faceva le palline e non lo sopportavo, non la sopportavo. Tant'è che all'inizio ero un po' dubbiosa anche su di lui perché non capivo quale dei due prodotti mi faceva così schifo. Alla fine era la crema perché invece il siero utilizzato da solo mi piace. Non è il top, non è la bomba dei sieri, è un prodotto low cost perché comunque l'avevo acquistato in offerta e non ha comunque di per sé un prezzo altissimo, che però permette di iniziare a curarsi la pelle, a prendersene cura in maniera un pochettino più approfondita senza andare a spendere chissà che. Inoltre è un prodotto reperibile perché comunque Omia si può trovare in tutti i supermercati o quasi. Spesso appunto in offerta e quindi è un prodotto comodo da acquistare e da utilizzare quando appunto ne avete la necessità. Io questo l'ho finito, ma siccome l'avevo ritrovato in offerta, non mi ricordo dove, l'avevo già riacquistato perché comunque è un prodotto che mi era piaciuto, ha una consistenza cremosa che però si stende bene sul viso, tende ad asciugare velocemente, il che lo rende perfetto anche utilizzato come base make-up, tant'è che d'estate mi capitava molto spesso di utilizzarlo da solo prima di truccarmi e di non mettere nient'altro. E quindi comunque un prodottino che non mi è dispiaciuto, non è il non plus ultra, ecco, però sicuramente considerando anche che è un prodotto biologico, sapete quello che gli spalmate in faccia, può sicuramente valere la spesa e quindi se vi va di provarlo, perché no? Io non mi ero trovata malissimo, ripeto, non è il top, però per quello che per il rapporto qualità-prezzo sicuramente ne vale la pena. Ed è questo qua. Poi, allora, contorno occhi, anche questo è un prodotto biologico ed è questo contorno occhi dei provenzali della linea, quella la rosa moschetta. E allora, azione rigenerante, effetto sguardo luminoso. È un prodotto blando, quindi sicuramente è un prodottino che vale, considerando che anche questo appunto ha un buon inci, è un buon prodottino, fa quello che deve fare, ma tutta questa azione rigenerante io non l'ho vista, nel senso che andava sia a idratare la zona del contorno occhi, però è molto leggero, non è. Non è un contorno occhi ricco, non è un contorno occhi secondo me da sera, a meno che siete molto giovani o a meno che non avete particolari esigenze per il contorno occhi. Io ho un contorno occhi invece che comunque, soprattutto nell'ultimo anno, è diventato molto 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 esigente e sento che ha bisogno di qualcosa in più, la sera quantomeno. Quindi questo era perfetto per il giorno. Sguardo luminoso, io sinceramente no, non l'ho notato, però insomma distendeva un po' la zona e le andava ad idratare. Qualcosa sicuramente fa, ma non è neanche questo il non plus ultra, cioè è un prodottino blando. Sinceramente non so se lo andrei a riacquistare perché comunque c'è altro in commercio anche di meglio. Però anche questo come prodotto super reperibile. Comunque low cost, che potete trovare un po' ovunque. Se avete la necessità di un contorno occhi e volete provare questo, perché no? Non ve lo sconsiglio comunque. È un po', secondo me, leggerino se avete particolari esigenze, avete il contorno occhi che necessita di un qualcosa di più rispetto a quello che può dare questo qua, che è un po' blando e delicato. Ecco, però assolutamente non è un cattivo prodotto, anzi. Poi, qua dentro c'era uno scrub di Lush, credo, non c'è più il tappino, ma la confezione così era quella dei sample di Lush. E mi ero fatta dare uno scrub, quello azzurro, perché poi l'ho ricreato in casa io e ci ho fatto dei piccoli pensierini. E devo dire che il mio era anche più profumato di questo perché questo sì, aveva una buona efficacia scrubbante, ma per quanto riguarda l'odore sapeva di sapone, di detersivo ed era veramente pessimo. Mentre quello che ho fatto io era bello profumato perché ci ho messo tutti i miei oglietti essenziali, quindi ho preferito il mio, sinceramente. Vabbè, poi, ah, ecco qua.
altro peeling, questo qui è di Balea, e è un cream peeling perché è appunto una base cremosa, una consistenza cremosa con all'interno praticamente, in questo caso era nocciolo d'albicocca, quindi probabilmente una sorta di nocciolo d'albicocca sbriciolato che quindi crea un po' di sabbiolina, la consistenza dentro nella crema sembra come se ci fosse dentro della sabbiolina, ma in realtà sono pezzettini probabilmente di guscio di albicocco, che poi appunto svolgono l'azione sfogliante sul viso. Anche questo è uno dei primi prodotti che avevo acquistato al DM di Balea, e devo dire che non mi era dispiaciuto affatto. Crema peeling con olio di nocciolo di albicocca. Olio, ovviamente, io dico che i granulini sono il coso perché voglio pensare che sia tutto naturale, però non ho idea di cosa sia in realtà di preciso che c'è all'interno. C'è sicuramente l'albicocco per quanto riguarda l'olio di nocciolo d'albicocca, però non so effettivamente se l'azione scrubante è data proprio da quello, tutto nella mia testa. È adatto per tutti i tipi di pelle, uso applicare 1-2 volte alla settimana su pelle umida massaggiando delicatamente, evitare il contatto con il contorno occhi, risciacquare con acqua calda, non usare in caso di acne o in caso di venuzze. Allora, in caso di acne magari veramente potente sì, potrebbe andare ad irritarvi particolarmente la pelle. Pelle grassa sì, ci sta, ovviamente non abusatene perché come tutte le cose quando si eccede in un trattamento poi dopo fa l'effetto contrario, quindi rischia di andare a peggiorarvi la situazione, però se lo usate come dice qua 1-2 volte alla settimana è perfetto. Devo dire che mi è piaciuta e mi piace anche la consistenza comunque cremosa dello scrub, ecco più che scrub peeling perché comunque era molto 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 fine, però faceva, l'ha utilizzato anche Nicola, ce l'avevamo in doccia e devo dire che non mi è dispiaciuto affatto e sicuramente potrei ricomprarlo. Ora ho 3500 scrub e peeling in giro, quindi non in questo momento, ma sicuramente appena finisco qualcosa che ho in scorta, questo potrebbe essere sia per il prodotto in sé, ma soprattutto anche per il prezzo, uno di quelli che potrei decidere di andare a riacquistare perché ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ovviamente si tratta di Balea, quindi niente di biologico. Poi ho terminato un... come si chiama? Burro cacao. Questo è di Leocrema, latte e miele. Niente di che, nel senso, senza infamia, senza lode. Meglio di altri in commercio, ecco. Però sinceramente non l'ho trovato particolarmente idratante. Mi piaceva la consistenza, sicuramente, perché non era troppo molle, ma neanche troppo duro. Però un effetto che non durava abbastanza. Non credo che lo riacquisterei sinceramente. Poi terminata anche ancora acqua micellare Garnier, questa volta la versione quella verde che è quella per pelli normali miste, che è quella che strucca, purifica e opacizza. Niente da dire, insomma, queste acque micellari le conoscete tutte, credo che le abbia provate il mondo, qualunque persona credo abbia provato almeno una volta nella sua vita una di queste acque micellari, quindi credo che insomma le conosciate bene e non ci sia granché da dire. Io quando le trovo in offerta le acquisto perché comunque sono un bel formato conveniente, soprattutto se in offerta, perché sono 400 ml, sono efficaci perché struccano bene, non bruciano né gli occhi, rimuovono comunque tutto, anche il trucco waterproof, quindi sono veramente comode ed effettivamente questa è un'azione purificante, astringente dei pori e un po' mattificante, leggermente ce l'aveva, io lo riscontravo rispetto a questa che ovviamente è a base oleosa, quindi mi lasciava la pelle tutt'altro, quindi comunque morbida, un po' più come si dice, un po' più non unta, però sicuramente un effetto molto più emolliente rispetto a questo che invece è noto un effetto un po' più astringente, per quanto possano essere delle acque micellari ovviamente, però sì, una differenza c'è. Poi
ancora qualche prodottino di make-up, qualche rimasuglio. Allora, qua mi è rimasto questo di Essence, che è questo fondotinta che però non si può neanche definire tale, perché in realtà era una sorta di crema bianca, con dei pallini all'interno che una volta che si andava ad applicare, questi pallini si rompevano, diventavano colore, quindi faceva un mix sulla pelle che si andava ad adattare all'incarnato e a dare una leggera, leggera coprenza. Mi piaceva la tipologia di prodotto perché era un po' innovativo all'epoca. Stiamo parlando comunque sempre di un prodotto vecchio, ecco, che non so se ora c'è ancora, sinceramente, perché è tanto che non acquisto più Essence e che non mi interesso più a questo tipo di prodotto perché io non lo disdegno comunque, ecco. Però ho cambiato tipologia di prodotti e questo era interessante il concetto, ecco, perché nasceva appunto così come cremina che la vedevate bianca, i puntini, tatac, si rompeva sulla pelle e diventava colore. Però per quanto riguarda la coprenza era veramente molto 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 bassa, quindi non adatta alle mie esigenze. Poi, altro pezzo di mascherina, sempre di Ivalea, e questa era una maschera ai frutti rossi, credo, sì, antiossidante, e è sempre la metà di un'altra, e ne ho fatto appunto una delle due. Queste mascherine in crema costano poco, e come quelle in tessuto, mi piacciono molto perché sono una piccola coccola che non fa chissà quale miracolo, però ha un ottimo prezzo, e quindi insomma si può provare e ogni tanto fa bene, diciamo anche all'animo, farsi questa piccola coccola anche se non fa chissà quali miracoli ovviamente. Si tratta di una maschera a viso, vanno ad idratare, a lenire un po' la pelle o a illuminare a seconda insomma della tipologia, però mi piacciono molto. Poi ho finito altri due burro cacao. Allora, questo è di Bottega Verde Stick Labbra Protettivo con olio di argan. Questo qui, e devo dire che finito, mi era piaciuto. Allora, un po' molle, quindi a differenza dell'eocrema che invece era un po' più duretto, cioè non troppo duro, ma comunque un po' più duretto rispetto a questo era un po' molle, tant'è che d'estate si lasciava un po' troppo andare, quindi questa è una pecca che ho riscontrato in questo prodotto. Però aveva un'azione emolliente che mi soddisfava abbastanza. Lo ricomprerei? Probabilmente no, nemmeno questo, però sinceramente, a meno che appunto lo trovi un'offerta. In commercio ho trovato comunque di meglio, quindi è un prodotto che ho utilizzato con piacere, ho utilizzato, ho terminato e ha fatto il suo corso, diciamo così, e passerò ad altro. Altro prodottino che mi è piaciuto molto, è sempre un idratante labbra, questo è di Elf, è una linea che appunto avevo acquistato anche questo parecchio tempo fa. C'era di diverse profumazioni, tant'è che infatti io nelle scorte ne ho un altro con un'altra profumazione. E questo mi era piaciuto tantissimo, a parte che vabbè è minuscolo, è piccolino ed è veramente strano. Però in realtà mi era piaciuto tantissimo perché era veramente veramente efficace. Tant'è che mi ricordo che l'aveva acquistato anche una mia amica e anche lei era rimasta molto soddisfatta e l'aveva ricomprato perché gli era piaciuto molto. Veramente molto idratante, lasciava le labbra morbide a lungo e nutrite e non era quell'effetto momentaneo che ovviamente vi dà quando vi mettete qualcosa sulle labbra, o qualsiasi di questi tre che vi ho mostrato, comunque al momento ve lo mettete, è normale sentire un senso di sollievo e di idratazione delle labbra, ma che però non dura e a lungo andare comunque la condizione delle labbra torna la medesima, non è curativo effettivo, ma è un effetto momentaneo, mentre comunque questo riscontravo che tra tutti e tre era quello che più a lungo mi dava una sensazione di benessere alle labbra. Quindi ottimo prodottino e non so però se c'è ancora in realtà. Boh. È ricchissimo. Poi, ultimi prodotti. Allora, due di make-up. Allora, questa era una terra, sì, dell'erborario, ma è talmente vecchia che la scritta se n'è andata, quindi
Non vi so dire neanche la linea, non vi so dire nulla perché ce l'ho veramente da una vita, ma si vede qua che c'è la scritta dell'erborario, quindi ho capito che cosa fosse. No comment, non saprei perché veramente questa l'ho terminata da così tanto che non ricordo sinceramente. Era un po' calda, quello sicuramente, e aveva una consistenza non troppo secca, ma quasi cremosa. Era una via di mezzo, era un cream to powder, perché era un po' una via di mezzo tra appunto una crema e una polvere. Ed era una cosa che mi ricordo non mi dispiaceva di questo prodotto, però era molto aranciata e quindi sì, l'ho usata, non avevo troppe pretese, mi è andata bene, però anche questa credo che non è un prodotto che sicuramente andrò a ricomprare. Poi, allora, piccola tinta di sempre Elf. Questi erano comodissimi perché erano questi piccoli tubicini di colore che ne avevo acquistati un sacco di colori diversi perché volevo fare la makeup artist ovviamente, quindi dovevo avere tutti i colori del mondo. Fa niente che poi non ho mai utilizzati su una cliente, questo ci mancherebbe, però nella mia testa faceva figo avere tutti i colori, come obiettivamente poi servono, non è che non è così, però il prodotto in sé non vale l'idea, nel senso che il fatto di avere di un qualcosa di valido, effettivamente, delle provettine così piccine, di tanti colori, in questo formato, comode anche da mischiare tra di loro, versatili, nel senso che comunque possono essere utilizzati come fondotinta, come correttore, a seconda appunto dell'utilizzo che ne volete fare, a seconda delle tonalità, veramente comodissima, quindi l'idea era anche geniale. Peccato che il prodotto in sé, in realtà valeva un po' pochino. Ops. Non riesco a capire veramente perché non tiene il fuoco. E quindi peccato, però ecco, insomma, avete capito quello che intendo, credo. Però all'epoca, quando comunque li avevo acquistati, ero, insomma, ero contenta, ero soddisfatta, li ho usati con piacere e basta. Anche questo è uno di quelli che ha fatto il suo corso e via. Ma ne ho in giro altri, ne ho in giro altri sicuramente. Perché comunque mi piacevano anche, ecco, leggeri, però mi piacevano. Poi, allora, ultimi due prodotti. Allora, uno è lo struccante di Alverde, il bifasico, questo qua. Allora, Alverde è la linea biologica che potete trovare al DM. Anche questo è uno dei primi prodotti che ho acquistato e diciamo, l'avevo caricato di aspettative perché ne avevo sentito parlare molto bene ed era tanto osannato comunque, mentre a me non è piaciuto affatto e mi dispiace molto. Però questo lo devo bocciare perché a me brucia gli occhi tremendamente. Però è un prodotto che serve a struccare gli occhi comunque, è uno struccante occhi bifasico, quindi sì, rimuove il trucco waterproof, resistente, è effettivamente bifasico, quindi la fase oleosa e la fase acquosa che vanno agitate, è perfetto dal punto di vista dell'utilizzo e dell'efficacia che ha a livello struccante, ma brucia di maledetto. Io veramente chi ce l'ha non so come faccio a utilizzarlo perché per me era impossibile. E mi è dispiaciuto molto perché tra l'altro non costa pochissimo considerando il formato perché costava 2,99 ma sono 100 ml. Quindi capite bene che se io ho a disposizione 400 ml a circa 3 euro e 100 ml, quindi un quarto di questo allo stesso prezzo, e in più questo mi brucia gli occhi, sarà pure biologico, ma io quale vado a ricomprare? Questa. È così. Quindi mi dispiace tantissimo perché appunto ci contavo su questo prodotto e comunque veramente ne ho sentito parlare molto, però per me è bocciato perché mi brucia troppo gli occhi e non riesco a utilizzarlo. Per finire, ultimo prodotto. Allora, questo è un prodottino particolare
è un essence. Questa l'avevo acquistata in Thailandia. Ed è praticamente un'acqua essenziale con all'interno degli strani principi attivi che appunto va utilizzata come se fosse un tonico in realtà praticamente perché è molto molto acquosa, quindi un essence barra tonico. Io lo utilizzavo al posto del tonico oppure dopo il tonico prima del siero. Devo dire che mi è piaciuto, ma ho potuto verificarne poco l'efficacia perché comunque la confezione è molto piccola, quindi è vero che se ne usa poco, ma non ho visto chissà quali benefici per la mia pelle. Perché non metti a fuoco? L'avevo pagato veramente pochissimo e tra l'altro era un'offerta, ne avevo due, però non lo so, mi sembrava veramente di mettermi un po' dell'acqua fresca, non ho visto grandi risultati, grandi benefici, miglioramenti della pelle. La sentivo un po' più tonica, l'unica cosa effettivamente che ho riscontrato. Per il resto, boh, niente di che, sinceramente. Però è stato interessante utilizzarlo perché comunque ogni volta che lo tiravo fuori dall'armadietto e lo mettevo, ritornavo in Thailandia e mi sembrava di farmi comunque una coccola, un trattamento particolare. Non lo so, avevo un qualcosa in più, ma perché il mio cervello mi diceva che doveva esserlo, non perché obiettivamente io abbia visto qualcosa, in più per la mia pelle. Comunque. È andato anche lui. E basta, finiti. Anche per oggi i prodotti finiti sono finiti. E io spero di avervi tenuto un po' di compagnia e ci vediamo presto a un prossimo video. Un bacione. Ciao ciao.